apologetica è un'arte ed è un modo di costruire la predicazione, quindi è una tradizione molto antica nella Chiesa, quindi già padre della Chiesa, soprattutto Agostino, Ambrogio, hanno fornito delle regole per la costruzione della predicazione. E quindi potremmo dire che l'insieme di queste regole, di questi consigli, di questi suggerimenti forma quella che si chiama l'omiletica. La retorica ha molto a che fare con la predicazione perché la predicazione è un momento comunicativo, anzi direi che è un evento comunicativo anche molto complesso, perché la predicazione avviene in un contesto complicato, perché avviene in un tempo molto breve, avviene rivolgendosi a un gruppo di persone di solito eterogeneo e quindi è un contesto comunicativo difficile. Proprio per questo motivo la predicazione ha bisogno di essere curata e lo strumento che ci permette di curare la predicazione è la retorica, cioè la capacità di organizzare un discorso, quindi di argomentare attraverso delle regole che possano rendere più chiaro e più immediato il contenuto del messaggio. Penso che Papa Francesco sia bravo nel comunicare e quindi le sue omelie hanno una grande diffusione, una grande incidenza, perché Papa Francesco ha una grande esperienza pastorale, cioè è un uomo che viene da un'esperienza di grande contatto con la gente e di ascolto della realtà. E a me sembra che queste siano due caratteristiche fondamentali per un buon omiletta, per un buon predicatore, cioè ascoltare gli altri e ascoltare la realtà. Allora Papa Francesco è uno che nella sua vita ha ascoltato molto e in questo senso è capace di parlare. Sicuramente l'ascolto è faticoso e diciamo l'elemento che c'è però dietro questo ascolto è il desiderio anche di imparare dall'ascolto, quindi non è un ascolto passivo, non vuol dire semplicemente mettersi addosso dei pesi, ma anche lasciarsi interrogare costruttivamente, criticamente da questo ascolto. E questo vuol dire che l'omileta deve innanzitutto mettersi in discussione sulla base di quello che ascolta, quindi non è una registrazione per cui alla fine ci potrebbe essere una memoria piena, perché in realtà questo ascolto viene rielaborato dal vero omileta, del vero predicatore. La mia figura retorica preferita è la figura retorica forse più importante nell'ambito teologico, cioè la metafora, nel senso che fin dall'antichità i grandi predicatori hanno utilizzato questa figura retorica perché di fatto è l'unica che ci permette, o diciamo quella che più facilmente ci permette di mettere in relazione l'universo sensibile, cioè il mondo delle cose, il mondo umano, con la dimensione divina. Il nostro linguaggio è il linguaggio fatto per le cose e quindi di per sé non sarebbe direttamente usabile per parlare di Dio. Abbiamo allora bisogno di elaborare delle figure retoriche, in particolare la metafora, che fa da collegamento, che fa da congiunzione, proprio attraverso il ruolo di mediazione proprio della metafora tra l'universo sensibile e quello divino. Quindi la metafora ci permette di dire cose su Dio utilizzando parole umane. Cioè parliamo per esempio del cielo come luogo in cui abita Dio, oppure parliamo del pane come corpo di Cristo.